Non so se riuscite a vederla, la faccia intelligente di Denver. Mi fa troppo morire con le espressioni che ha. Denver! La gatta che non passa. Salve. Sì, adesso mi alzo. Denver! Amore mio! Hai la faccia tanto intelligente, amore mio. Sì. Bravo, amore, bravo. E bravo, lui ha già fatto il giretto. Bravo, amore mio. Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi e benvenuti ad un nuovo vlog. Come potete vedere, oggi iniziamo questo vlog direttamente dal lettone, che è un po' il mio modo preferito di iniziare i vlog. Ieri in realtà ho lavorato fino a tardi al montaggio del video shopping che andrà online oggi alle 17:30. Ho rimesso le 17:30 come orario di caricamento perché mi risulta molto più comodo quando devo lavorare con un brand e mandare magari un piccolo pezzetto di video in approvazione, se è un video sponsorizzato, quindi per me risulta meglio le 17:30, ma fatemi sapere se per voi cambia tantissimo se lo carico prima oppure un po' più tardi, nel senso se vi va bene come orario anche le 17:30 o se per voi sarebbe mille volte meglio le 14:30, perché so che alcuni mi avevano detto sì Nicole anticipa, altri mi avevano detto no lascia le 17:30, voi mi direte Nicole basta che i video li carichi. Sono d'accordo con voi, ma ne abbiamo parlato ieri appunto di questa mia assenza su YouTube, perché in realtà sono sempre molto attiva su Instagram e da un po' anche molto su TikTok, quindi. Però, insomma, ieri ne abbiamo parlato nel video, quindi non vi annoierò oggi con gli stessi discorsi, ragazzi. Comunque, oggi giorno super importante perché, cioè, in realtà domani giorno super importante perché domani parto, ragazzi. Forse quando questo video sarà online voi già saprete dove sono, perché forse sarò già arrivata domani a quest'ora, non ne sono certa. Io non controllo mai, cioè tipo se mi chiedete a che ora decollo domani, non ho la più pallida idea, guardo sempre tutto all'ultimo secondo. Cioè una volta quando viaggiavo e prendevo tipo un aereo all'anno, mi preparavo mesi prima, sapevo già tutto, cioè la valigia, tutto tanto prima, e adesso invece che volo sempre praticamente fino all'ultimo secondo, non so nemmeno quando devo essere in aeroporto, cioè non ho la più pallida idea di quante ore di volo ho, cioè proprio zero, cioè vado e via praticamente. Ma oggi devo fare la valigia, devo preparare un sacco di cose, spero di riuscire a far star tutto in valigia perché ho veramente un sacco di roba da portare e come sapete sono cose molto voluminose perché vado al freddo, quindi sono cose molto molto imbottite, calde eccetera. Quindi il programma di oggi è preparare tutto per la partenza di domani mattina, che mi sa che parto abbastanza presto, se non ricordo male, o comunque la mattina, questo me lo ricordo. E poi devo uscire a fare un paio di cose, vado a fare anche il semipermanente, che in realtà non è semipermanente, ma qui lo chiamano pink powder, che è tipo acrylic, è molto più spesso e mi rinforza tantissimo tantissimo le unghie. Cioè da quando lo faccio non mi si sono mai più, a parte una volta che però vabbè, stavo cambiando le lenzuola, ho alzato il materasso, quindi ho fatto molta leva sull'unghia, però non mi si sono mai spezzate, ragazzi. Adoro, adoro tantissimo l'effetto che mi dà appunto la pink powder, la chiamano qui, poi non so come si chiama in Italia, però è appunto quella polverina rosa che poi va ad indurirsi completamente. E sì, e mi piace tantissimo anche la forma a mandorla che ho dato ultimamente alle unghie, perché prima le facevo sempre un po' più squadrate, che poi cioè, che è più la loro forma naturale, però secondo me così mi stanno molto molto meglio, però sì. C'è già la ricrescita, visto che insomma devo stare via per qualche giorno, volevo sistemare le unghie prima di partire. Quindi sì, ragazzi, direi che è ora di alzarci e preparare tutto. Questi sono i gatti che chiedono cibo. Vuoi le crocchette? Cioè, io chiedo a Demer, rispondi tu? Ok, ciao patatina, ciao patatina. E tu cosa vuoi, tu? Sì, adesso, adesso. Un secondo! Allora, la mattina abbiamo le crocchette. Vediamo un po' a caso. E voilà, buon appetito! Mentre mi trucco come al solito Starbucks, ragazzi, anche se questo decisamente non è tra i miei preferiti, è il flat white.
è in limited edition per fortuna, perché non riprenderò mai più. Pensavo fosse appunto come il white chocolate mocha, tipo quello che c'era a Natale, appunto, e purtroppo non è neanche lontanamente simile, quindi sto finendo quelli che ho preso durante, cioè con l'ultima spesa. E basta, preferisco decisamente il mio white mocha con peppermint. Primer vado ad usare questo di Benefit, quello nuovo, è il The Professional Light, quindi in versione light più leggera. L'ho utilizzato ieri per la prima volta, vi devo dire che mi è piaciuto molto. Non si sente addosso ed ha anzi come una sensazione di freschezza sulla pelle. Ho finito il mio primer preferito, quello di Fenty. Ma ne ho ordinati altri due su Sephora, che sto aspettando arrivino, ma vi devo dire che questo nuovo di Benefit non è niente niente male, perché ieri il trucco mi è durato perfetto fino a sera e quindi penso proprio che fosse merito suo. Fondotinta nudissimo Diego Dalla Palma, ne ho due perché mischio due colori, il 243C ed il 243-242N. Prendo un bel po' del 243C e poi ci aggiungo una goccia abbondante dell'altro che è più chiaro, perché devo trovare la mia colorazione adatta, e con l'autoabbronzante ovviamente la colorazione cambia sempre, tipo se lo applico più volte in una settimana sono un po' più abbronzata, se magari una settimana non lo applico proprio ovviamente l'effetto un po' se ne va e poi ritorna quando lo riapplico, quindi vado tipo a calibrare il colore di volta in volta. Che tra l'altro, ragazzi, vi devo contare una cosa super spiacevole che mi è capitata, e quindi in questi giorni sto avendo anche diverse discussioni, cioè non discussioni nel senso, ma stiamo parlando un sacco sul da farsi con gli altri condomini, diciamo, perché è entrata una persona ed ha rubato tutti i pacchetti che c'erano giù nella hall, praticamente nell'entrata della casa, perché abbiamo un tavolo, insomma c'è un bel po' di spazio dove lasciare i pacchetti, molto spesso i corrieri li lasciano lì. È entrato qualcuno e ha rubato appunto un pacchetto mio, un altro di un'altra mia vicina, e poi non siamo sicuri su altri pacchetti, ma i nostri sicuramente. E lei aveva ordinato un paio di scarpe da 400 euro e io purtroppo avevo ordinato un orecchino di Maria Tash in oro con un diamante. Anche il mio era sui 400 e passa euro più la spedizione, sui 500 euro, e mi è sparito. E sono arrivata giù e non c'era, e segnava consegnato sul sito, quindi ho aperto l'investigation con DHL, eccetera, ma io sono sicura che il pacco appunto fosse qui e qualcuno l'ha rubato, perché il corriere mi aveva suonato e io gli ho aperto, gli ho detto lasci pure giù, tempo di scendere, che avevo finito la call di lavoro, tempo di scendere, praticamente il mio pacchetto non c'era più, e stessa cosa per la mia vicina, e quindi abbiamo avuto entrambe un danno più o meno di 500 euro, che ancora non so se mi verrà rimborsato oppure no, perché appunto sto aspettando, ho chiamato il servizio clienti Maria Tash, che ha parlato a sua volta con DHL, eccetera, eccetera. Quindi, siccome hanno l'assicurazione, io spero veramente che o me lo rimborsino oppure che mi spediscano, insomma, un orecchino nuovo. E siccome c'è un altro pacchetto che non sono sicura se è sparito o cosa è successo, però non era una cosa che ho ordinato io, ma era una cosa che mi è stata spedita da un'azienda, appunto sono dovuta andare ieri dal portiere con uno del insomma un membro della commissione, insomma un po' un casino. Purtroppo quando mi è sparito il primo pacchetto la videocamera non stava funzionando e il secondo non siamo riusciti a capire bene che cosa è successo praticamente, perché la videocamera ha un frame ogni 10 secondi, quindi non è assolutamente sufficiente per capire bene. Molto arrabbiata e dispiaciuta per questo fatto, perché appunto se il secondo pacchetto non sono sicura che sia stato effettivamente rubato, lo so per certo del primo, e quindi questa cosa ovviamente sì, mi rende un po' così. Quindi adesso quando aspetto un pacchetto, cioè praticamente sempre, ho un po' di timore a lasciare la casa, perché ho paura che appunto poi
io non lo ritrovi più. E appunto, ragazzi, questa cosa spiacevole che non so neanche io perché ho condiviso con voi, perché ci sono cose molto più spiacevoli ovviamente che stanno succedendo, però dopo quello che io ho passato quando mi sono entrati i ladri in casa, cioè, se vi ricordate, per me è stato un vero e proprio trauma, mi porto ancora dietro gli incubi su questa cosa. Diciamo che il fatto di avere un pacchetto, tra l'altro poi anche cioè, di valore alto, che mi viene rubato così, un pochino mi ha risvegliato, diciamo, il fatto di non sentirmi perfettamente al sicuro a casa mia, cosa che veramente non auguro neanche al mio peggior nemico. Io penso di essere una persona molto forte che può affrontare tutto da sola e quindi niente mi scalfisce a tal punto, o almeno forse non lo voglio dare a vedere. Però sì, non è stato comunque, ecco, non è stata una bella cosa. Quindi sì, piccolo appunto aggiornamento di quello che è successo nei giorni scorsi. Adesso ragazzi, mascara, guardo l'ora perché come al solito sono un pochino in ritardo. Mascara, mi sta piacendo un sacco anche questo di Clarins ed è il Wonder Perfect Mascara 4D. Mi piace perché pettina molto molto bene le ciglia, non lascia grumi ed ha un effetto super allungante ma naturale. Per fortuna, perché ero anche un po' preoccupata naturalmente per le spedizioni che arrivano quando io sono via, perché domani parto, ma per fortuna viene qui Neil a stare con i gatti, mentre io sono via perché è in smart working, quindi lavora dal computer, e poi, quando rientro, festeggiamo assieme, insomma, il suo compleanno anche quest'anno, quindi sono molto contenta che ci sarà lui per i gatti e anche per ritirare tutti i pacchetti, eccetera, eccetera. Nilo ormai ha una sua vita parallela qui ad Amsterdam, che quando viene va, esce, ha le sue cose. Cioè, adoro perché si fa mandare la posta a casa mia, tipo, cioè, veramente. Quindi sì, questa cosa mi ha tranquillizzato tantissimo quando mi ha detto che sarebbe potuto venire, che anzi gli faceva piacere prendersi una vacanzina. Sì, sono stata molto molto contenta. Perché così so che, insomma, c'è lui qui a casa e sì, mentre la volta scorsa, tipo, me lo chiedete sempre quando sono stata in Italia e i gatti stavano con la cat sitter praticamente, quindi che è la ragazza che fa le pulizie in casa mia e che quando non ci sono si prende anche cura dei gatti, diciamo che oltre al servizio di pulizie offre anche quello di cat sitter e i gatti la adorano, quindi sì, lei è molto brava, però naturalmente non può abitare a casa mia quando non ci sono, mentre Nini invece sta proprio qui, quindi questo mi fa essere molto più tranquilla. Ragazzi, guardate che meraviglia il risultato del mascara, cioè pazzesco, veramente pazzesco questo di Clarins. Non mi sono mai sconfifferati troppo i mascara di Clarins. Invece questo è favoloso. Ok, ragazzi, aggiungo solo ancora la matita labbra. No, in realtà volevo applicare. Vabbè, non la trovo. Applicherò questa di Belen per Diego Dalla Palma. È il numero 50. Tolgo un po' i residui del balsamo labbra. Outfit di oggi, ho questo completo di Oceans Apart di cui adoro il colore, è veramente bellissimo, super in palette. Top lo avete visto ed ho anche i pantaloni della tuta in coordinato. Guardate che meraviglia, io adoro questo colore. È super in palette, questo si chiama Heaven Top Set ed è composto appunto da questo top e dai pantaloni della tuta e ci abbino questo cappotto sempre di Oceans Apart che secondo me vi farà impazzire, cioè è bellissimo e il colore perfettamente appunto in pandan con il set. Io lo adoro, questo si chiama J Coat, vi lascerò comunque tutti i link qua sotto nel box informazioni, ma penso che questo set con questo cappotto siano i prodotti che io preferisco
dal sito di Ocean Support, cioè è troppo troppo carino, secondo me è perfetto per la primavera, sia come colorazione che appunto come materiale in sé. E questo è l'outfit completo, ci ho abbinato la mia boy bag Chanel nera. Ovviamente, come sempre ragazzi, per Ocean Support ho un codice sconto che vi lascerò qua in sovraimpressione e poi ve lo metto anche giù nel box informazioni. Dateci un'occhiata perché le ultime, così negli ultimi arrivi, sono pazzeschi, pazzeschi. E ovviamente anche domani in viaggio avrò una tuta di Ocean Support, cioè ormai sono la mia scelta per quando voglio stare comoda, sono loro. Forse qui nello specchio del corridoio riuscite a vedere meglio il cappotto ed il set in sé, cioè veramente veramente stupendo. Io il cappotto l'ho preso in taglia L ed è parecchio oversize, come potete vedere, bellissimo. Ok ragazzi, unghiette fatte, come al solito ho fatto il mio solito nude, ormai lo sapete, vi faccio vedere anche l'altra mano. Solito nude, stessa forma mandorla, io le adoro così, voi che ne dite? E questa è Amsterdam oggi ragazzi, soleggiata e c'è un sacco di gente in giro, cioè ormai veramente è come se il Covid non fosse mai esistito, guardate che roba. Qui hanno sempre delle cose buonissime in questa rosticceria italiana, guardate i cornetti ragazzi, oggi non mi fermerò però, ma il profumino è fantastico. Ok, sono stata anche un secondo all'ufficio postale, adesso sto andando a prendere dei pasticcini e un tè caldo vorrei, poi devo correre a casa a fare la valigia, ma c'è questo pasticcino che avete visto anche nelle storie che seguivo su Instagram da un sacco di tempo e sono andata per la prima volta lì tipo settimana scorsa e sono buonissimi, hanno dei macaron, pasticcini buonissimi, anche il posto è molto molto carino, adesso ve lo faccio vedere e poi voglio riprendere il tè caldo alla rosa che era spaziale. Come potete vedere un sacco di gente ad Amsterdam, stanno tornando i turisti ed è bellissimo che non sia più vuota, deserta la città. Quindi brevemente ci tenevo anche a rispondere a chi mi chiede com'è la situazione Covid ad Amsterdam, ragazzi, non esiste più il Green Pass praticamente, solo per eventi sopra le 500 persone al chiuso, e non esiste più la mascherina, solo sui mezzi pubblici e in aeroporto dopo la security. Ho dimenticato gli occhiali da sole oggi, però per il resto appunto non ci sono regole di alcun genere, di alcun tipo per il momento, speriamo rimanga così la situazione. E sono quasi arrivata al posticino che volevo farvi anche vedere, non questo ma questo qua, eccoci qua, e si chiama Le Petit Delis. Entriamo. Hanno delle cosine super buone, guardate che meraviglia. Penso che prenderò uno di questi col lampone. Ogni volta che vengo finiscono tutto praticamente, ma vi faccio vedere qualche cosina, guardate che meraviglia. E mi hanno detto, una ragazza francese me l'ha detto, che i macaron sono molto buoni qua, quindi ci credo perché lei è francese, se lo dice sarà vero, guardate che meraviglia. E vi faccio vedere anche un po' il locale, che è veramente molto carino, senza disturbare le ragazze lì che mangiano, ma è molto molto bellino, piccolino ma molto carino, e vi potete sedere anche qui su questi divanetti, troppo bello. Tazza di tè alle rose ragazzi, c'è sia il tè alle rose, poi mettono anche delle roselline all'interno che gli fa avere un profumo pazzesco. Preso anche il mio pasticcino per questa sera e guardate che meraviglia quando esci la vista sulla chiesa, che non mi ricordo mai come si chiama, Westerkerk forse, non lo so, comunque sì, bellissimo. Quindi mini passeggiatina fino a casa, sorseggio il mio tè e poi vado a preparare la valigia per domani. Ancora qualche ripresina di Amsterdam, so che vi piace tanto. Che giornata meravigliosa, mi sa che sta arrivando finalmente la primavera anche qua. Ok
ho incontrato il vicino qua sotto e ci siamo fermati 3 ore a parlare praticamente del portiere e dei vari problemi della casa, videocamere, perché anche lui ha una videocamera davanti alla porta, quindi avevo chiesto il suo aiuto, ma ci eravamo sentiti solo in chat, non l'avevo mai incontrato, e mi fa, ah, vieni da me a bere qualcosa, un tè, qualcosa, quindi insomma... mi fa piacere perché sto conoscendo un sacco di persone qui in circostanze non proprio felici, perché appunto ci stanno rubando le cose, però mi diceva che ci sarebbe anche la possibilità di mettere una specie di cassetta con il codice, e questo codice noi lo forniremmo praticamente ai corrieri, però nessuno può poi venire ed aprire e prendere le cose praticamente, oppure c'è una specie di box che si può aprire, cioè si possono mettere le cose all'interno ma non si può tirare fuori nulla, e secondo me sarebbe una cosa molto intelligente questa. Ma mi ha detto che a maggio dovrebbe esserci l'assemblea condominiale e penso di partecipare comunque, anche se sono in affitto qui, ma sono in affitto a lungo termine, non ho intenzione di andarmene, quindi voglio partecipare anch'io alle assemblee condominiali e parlare un attimino di questa cosa, vabbè. Comunque adesso mi cambio, in realtà volevo vedere anche con voi le altre cosine che mi sono arrivate da Oceans Apart, perché mi è arrivato un pacco gigantesco e ci sono appunto altre cosine che secondo me vi piaceranno molto. Ed eccolo qui l'altro set che volevo farvi vedere, è composto in realtà da 3 diversi capi di abbigliamento, ma è un set intero, e sono i pants della tuta, comodissimi come sempre, questo body con manica lunga, molto sgambato, davvero molto molto bello e molto molto comodo tra l'altro. Eccolo qui, questo è il body, bellissimo, cioè mi piacciono troppo questi compiti, mi fanno impazzire. E poi c'è la felpa sempre abbinata dello stesso colore, questo è appunto un set, si chiama Marla Sweat Set Deluxe, comunque vi linkerò tutto giù nel box informazioni. E sì, amo troppo, sto pensando se mettere questo set domani per il viaggio, perché devo prendere 2 aerei, in tutto saranno, non lo so, 8 ore di viaggio, con uno scalo di 1 ora e mezza, una cosa del genere, e quindi devo stare super super comodo. Eccolo qui, forse riuscite a vederlo meglio sempre da questo specchio, mi piace troppo, e devo dire che non pensavo che questo colore potesse starmi bene, invece essendo piuttosto chiaro come colorazione su di me, che sono una summer light, sta anche molto bene, devo dire. E faccio vedere bene anche i pants, vabbè, io sono in calzini a casa, ma sì ragazzi, adoro, cioè io amo questi set. Vabbè, finiamola qui perché altrimenti non la smetto più di posare davanti allo specchio, ma appunto vi lascio tutto, codice sconto e tutto quanto giù nel box informazioni. Questione furto, pacchetto scomparso continua. In questo momento il portiere mi ha mandato la foto di una persona, perché il secondo pacchetto che mi ha suonato il corriere e poi non si è visto nessuno entrare, lasciare pacchetti né rubarli, quindi non si è ben capito, ma appunto c'è questo gap di 10 secondi in cui, 10 secondi sembrano pochi ma sono tanti, ma mi ha mandato adesso il portiere praticamente la foto, ho oscurato il volto ovviamente per questioni di privacy, ma nella foto originale c'è, lo vedo, la foto di questa persona, questo è l'atrio del mio palazzo praticamente, la foto di questa persona che ve la ingrandisco così la vedete meglio, che porta all'interno del palazzo questo pacco, e il portiere questa persona non l'ha riconosciuta, quindi non è nessuno, cioè non è qualcuno che abita qui, e questo è esattamente nell'orario in cui il corriere ha suonato il mio campanello per lasciare un pacco che poi appunto si è volatilizzato, quindi non ho ben capito. L'unica cosa che mi viene in mente è se questa persona può aver incontrato il portiere fuori casa, ha detto, non lo so, di essere me, si è presa il mio pacco, è l'unica cosa che posso pensare, è l'unica cosa sospetta, a parte un altro tizio che stava davanti alla videocamera a guardarla così, tipo, lì, quindi anche quello non si è ben capito, era abbastanza strano, anche quella persona, il portiere non l'ha riconosciuta, perché lui ovviamente lavorando qua da tantissimi anni riconosce le persone che ci vivono, e quindi l'unica persona sospetta appunto può essere lei.
che portava questo pacco all'interno, sì, non lo so dove se l'è portato. Poi non si è vista questa persona lasciare il condominio, quindi deve essersene andata dopo parecchie ore, perché nell'arco di tempo, in quelle 2 ore, 1 ora e mezza che abbiamo guardato noi, no, non è uscita, quindi oppure se è uscita non si è vista in quell'arco dei 10 secondi appunto, quindi sì, ho questa foto, ma in realtà non significa niente, perché io non riconosco il pacchetto, purtroppo appunto si trattava sicuramente di una cosa che mi ha spedito un'azienda, e quindi io non ho la più pallida idea. A me arrivano pacchetti quotidianamente di aziende a cui io non ho nemmeno mai dato il mio indirizzo, e fa tutto il mio agente, le varie agenzie con cui lavoro, quindi purtroppo non posso neanche risalire, non mi è arrivata una mail, non ho la più pallida idea se possa trattarsi di questo pacchetto oppure no. Però insomma, il fatto di almeno avere le videocamere che stavolta funzionano, e insomma avere qualcuno che si preoccupa, che controlla eccetera eccetera, mi fa piacere. Logicamente, da una parte mi fa piacere che si trattava di un pacchetto appunto che io non ho pagato, però il primo l'avevo pagato, e come, ed era anche una cosa di valore, perché avevo preso un nuovo orecchino qui per il trago da Maria Tascio, identico a quello che avevo, ma quello che avevo preso prima lo continuavo a perdere perché la farfallina si era tipo un po' rovinata con il tempo, e quindi ho voluto, siccome quello non era proprio esattamente un piercing, ho voluto prendere la stessa identica versione di quell'orecchino, però versione piercing, non versione per lobo, perché appunto, e sì, e quello è purtroppo stato rubato, quindi vabbè. E questa cosa non lo so se avrà una fine, io spero solo che mi rimborseranno questo orecchino, che me lo spediscano di nuovo. E però purtroppo sì, da questa fotografia non riesco a capire nulla. E con la maglia del pigiama, con gli orsacchiotti, ragazzi, sto andando, no, sto andando solo in cantina, vado a prendere la valigia, ho deciso di prendere quella grande, perché penso che appunto quella piccolina come spazio non sarà sufficiente, quindi devo prendere la valigia gigantesca, quella che avevo anche quando sono andata a Los Angeles. Sì, adesso facciamo la valigia, parte che non mi piace mai, io odio fare le valigie, mi piace viaggiare, adoro, ma detesto fare la valigia, i preparativi, quindi mi riduco all'ultimo secondo e ci metto tipo 10 minuti. Questi non sono i corridoi di Shining, ma sto scendendo in cantina. Ecco, qui è molto molto creepy, qui ci sono tutte le cantine, è dove Neil si era dato la super testata l'anno scorso, e questa è la mia cantina, di là poi si va verso la piscina, se vi ricordate il room tour, e questa è la mia cantina, che è strapiena, tipo, sta chiave non funziona mai bene, penso che ne abbiano fatte tipo 500 copie, che poi abbiano fatto copia di copia di copia, perché non lo so. Ok, questo è il casino, cioè è anche grande, no, non potete vedere nulla, ma ecco, è anche grande, ma è strapiena di roba. Allora, valigia, eccola. Non sapevo se portare questa, ma penso che l'altra, sì, sia decisamente più adatta a questo viaggio. Non ci posso credere. Volevo prendere gli stivaletti, questi Timberland, solo che mi sono resa conto che, per come i tizi del trasloco hanno sistemato quando mi sono trasferita ancora l'anno scorso, hanno praticamente usato questa scatola come barriera, non lo so, tra una sedia e l'altra, però se io sposto quella scatola, cioè, viene giù tutto. Qui c'è l'albero di Natale. Cioè, io non mi accingerei a fare una cosa del genere. Quindi penso che non utilizzerò e non porterò con me le scarpe Timberland. A questo punto troverò una soluzione. Ok, valigia recuperata, sto tornando su e stavo pensando che forse potrei mettere tipo le scarpe da ginnastica normali, le sneakers per capirci, fino alla prima destinazione, perché appunto ho 2 voli da prendere, e poi prima della seconda destinazione mettermi direttamente in un boot, che secondo me può essere la soluzione. Dimmi tu.
Vuoi la pappa? Sì, lo so. Adesso, adesso. Adesso ti do la pappa. Sì, adesso un attimo. Perché stavo pensando che volendo avrei anche questi stivali di Bottega Veneta che sono fantastici con la neve, con la pioggia, sono completamente impermeabili, c'è la suola in gomma che è isolante per il freddo, sono veramente fantastici, però come sapete, perché vi avevo parlato di questa cosa, sono tremendamente difficili da mettere, da togliere, e se devo prendere due voli, quindi passare oltre la security, non mi conviene avere scarpe che sono difficili da mettere, da togliere, perché se volate molto sapete che se avete stivali ve li fanno togliere matematicamente quando passate la security, e quindi dovrei toglierli lì, ma è impensabile, cioè devo sedermi e ci metto qualche minuto per toglierli, perché veramente stanno strettissimi sulla caviglia, e quindi è veramente sì, non è consigliabile avere questi quando viaggio, cioè sarebbero anche ideali per quando arrivo a destinazione, però in aeroporto questi non sono proprio fattibili, perché io non riesco a metterli e a toglierli velocemente lì, cioè farei aspettare la gente, non mi sembra il caso, e sicuramente me li fanno togliere alla security, cioè è impossibile che con un paio di stivali del genere appunto ti facciano passare, quindi sì, e tutto il resto, gli stivali naturalmente, quelli Stuart Weitzman eleganti, non ne parliamo nemmeno. Il resto sono tutte sneakers, scarpe col tacco, eccetera. Quindi, che tra l'altro ho pulito tutte le mie sneakers, a parte le All Star. Queste no, perché devo proprio lavarle, metterle a mollo, perché sono terribilmente sporche, però ho pulito tutte le mie sneakers bianche, guardate che meraviglia, le Valentino, cioè erano sporchissime, ragazzi, sono tornate quasi come nuove, e anche le Rockstud di Valentino, cioè erano strausate, queste le ho usate tantissimo, e guardate, adesso vi faccio vedere anche il prodotto che ho utilizzato, queste sono quelle di Chanel, cioè avevano segni neri ovunque, e sono tornate davvero come nuove. E stessa cosa anche le Gucci, che sono tra quelle che ho da più tempo, e guardate, sono tornate perfette. La suola non sono riuscita perfettamente perché ci sono tutte le perline, le studs, però la pelle, cioè sono super bianche. Il prodotto che ho utilizzato che è questo che mi ha regalato un'amica, ed è stato la svolta, ragazzi, non so dove l'abbia preso, penso su Amazon, non mi ricordo adesso, ed è appunto uno sbiancante per scarpe, e per solo per scarpe, o insomma potete usarlo su qualsiasi prodotto in pelle, ed ha questa spugnetta, e dall'interno qui esce il prodotto e si va a strofinare sulla scarpa, cioè ci ho messo 5 secondi, non sponsored, ma sì, è stata la svolta. Stessa cosa con queste Dior, cioè erano usatissime, si vede solo un pochino sulla suola, ma cioè sono tornate come nuove. Incredibile. Quindi a questo punto penso che partirò con un paio di sneakers, farò il primo volo, e poi quando atterro e incontro Laura penso che entrambe ci cambieremo e ci metteremo in moonboot a questo punto. Queste sono solo alcune delle cose che devo mettere in valigia, cioè quelle che ho appena comprato appositamente per questo viaggio, che avete visto nel video precedente a questo, nel video haul. Poi ovviamente devo portare con me anche altri maglioni, altri pantaloni, anche altre scarpe per quando staremo ovviamente al chiuso, ma adesso sì, mettiamo tutto in valigia. Ma prima devo dare la pappa a questi gattoni affamati. Era ora, dici? Lo so, che tra l'altro solo tu sei affamato, la gatta non rompe le scatole come te. E comunque io vedo ancora tante crocchette là. Voi le vedete a casa le crocchette? Io le vedo. Se hai così tanta fame, perché non mangi quelle, signor gatto Denver? È difficile inquadrarlo perché vuole strusciarsi. Perché vuole la pappa? Sì, sì, adesso, adesso. Non so se la vedete, ma zitta, zitta, sotto al tavolo arriva anche signora gatta Stellina.
che si mette in fila. Questa è una novità, comunque dovete sapere che ho scoperto che entrambi sono pazzi per questa pappa, sempre al Monature. Questo è filetto rosso di tonno. Entrambi impazziscono, non lasciano niente, cioè leccano la ciotola in un modo che non avevo mai visto fare. Di solito quello più pazzo per le pappe morbide è Denver, ma di queste ne vanno matti entrambi e ho fatto una scorta gigantesca di questa pappa. Ecco qua, signori, cerco con una mano. Ecco qua. Prego gatta Stellina, prego gatto Denver, buon appetito. Questa è la situazione attuale, la valigia è già piena, ancora devo metterci diverse cose, quindi adesso escogiteremo un modo. Questo sarà il bagaglio a mano, stavolta mi sento abbastanza sicura di viaggiare con la Louis Vuitton, anche perché poi in metà viaggio non lo faccio neanche da sola, quindi sì, questi sono i beauty case che devo ancora riempire, però per il momento appunto siamo a buon punto. Porterò con me questo set da usare nella stanza che è molto caldo e poi invece per viaggiare metterò la tuta, quella viola, sempre di Oceans Apart, che già avete visto e che è super calda, perfetta per viaggiare. E sotto i pantaloni della tuta, per stare ancora più calda, metterò questi, perfetti, perché appunto quelli della tuta invece stanno larghi, quindi così posso avere il doppio strato. Anche perché ho appena guardato le previsioni meteo e ci sono tipo meno 18 gradi lì, quindi sì, direi che devo veramente vestirmi molto calda. Nel frattempo è arrivata la pizza! Vediamo com'è, giudici italiani napoletani delle pizze. Questa è una bufalina semplice, con cioè una margherita con mozzarella di bufala, sì, un po' sciolta, ma i ragazzi che la fanno sono pugliesi, ve lo dico subito, sono italiani. Il profumino non è niente male, gnam gnam gnam, ho una fame ragazzi perché ho praticamente saltato il pranzo. Quindi adesso mangio la pizza e poi finisco di preparare la valigia, ancora due cosine, veramente mi mancano solo il beauty case e il, cioè sia il beauty case dei prodotti beauty che quello dei prodotti make up, poi ho finito e poi mi metto subito al montaggio di questo video perché vorrei mandarlo online domani alle 17:30 mentre io sarò in viaggio, quindi quando voi vedrete questo video io starò probabilmente ancora viaggiando su un aereo da qualche parte, forse sarò appena arrivato, non lo so neanch'io, però sì, vado, vi saluto qui e poi mi metto subito al montaggio, quindi mia family un bacio grandissimo, noi ci vediamo, il prossimo video sarà dalla località di viaggio, che appunto saprete nel prossimo video finalmente. Bacio grandissimo, venite qua come al solito che vi abbraccio forte 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 e ci vediamo al prossimo video, ciao.